Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. La mano, il dito di Giovanni va diritto verso la persona di Gesù e ci fa scoprire sul serio la sua persona che può sconvolgere tutta una vita. Lentamente la parola di Cristo che viene ascoltata ridimensiona le nostre idee, fa scoprire la grandezza dell'animo umano, ci fa consapevoli delle nostre possibilità. È la nostra testimonianza. Cristo che vive dentro di ognuno di noi è un Cristo che vuol vivere uscendo da noi per entrare nel mondo a portare la sua salvezza e la sua consolazione. È un Cristo che vuol parlare, agire, entrare nella società. È un Cristo che vuole accostarsi ai deboli, agli emarginati. È un Cristo che vuole la pace, la concordia, la serenità. È un Cristo che vuol spargere fiducia e speranza. E noi, i cristiani, dobbiamo essere quel dito di Giovanni Battista che indica nella persona di Gesù colui che queste cose può far nascere e crescere nella umanità. E allora noi, i cristiani, dobbiamo esserne lo strumento. Quel dito che è la Chiesa, sacramento di colui che è il solo, l'unico, il vero Salvatore.